La questione è tanto semplice quanto spaventosamente seria. Si tratta della gestione di rifiuti che non sono né tossici né inquinanti, ma semplicemente residui della lavorazione nelle navi e di come vanno trattati in cantiere. È per questo che la Cassazione ha vincolato la magistratura goriziana al sequestro di alcune aree di Fincantieri che sono però talmente importanti da determinare la chiusura dell'intero stabilimento di Monfalcone. Un paradosso amministrativo che ha costretto lo stesso procuratore di Gorizia a precisare che la magistratura friulana, che già per due volte si era pronunciata contro il sequestro, ha agito perché obbligata dalla sentenza di terzo grado, consapevole delle gravi conseguenze che si sono puntualmente verificate. L'unica soluzione è quindi modificare le leggi che hanno determinato questa situazione. Al termine del tavolo urgente, convocato a Roma dai ministeri dell'Economia e della Giustizia, si cerca quindi proprio una soluzione normativa, un decreto che consenta di riavviare il cantiere. Il timore è che Fincantieri di Monfalcone si trasformi in un nuovo caso Ilva, anche se qui non c'è il problema dell'inquinamento ambientale. Io penso di no, stiamo lavorando perché non accada. Io sono, ripeto, molto fiduciosa perché credo veramente che anche le buone prassi che in questi mesi sono state messe a punto dal governo e anche la possibilità che abbiamo di muoverci all'interno delle normative comunitarie come stiamo facendo ci permette probabilmente di trovare una soluzione. Auspicabilmente in poco tempo, anche perché non possiamo tenere certamente ferma la produzione, né possiamo lasciare un'azienda ovviamente insomma, senza notizie certe su quando può svolgere la propria attività produttiva. Aggiungo però un fatto importante, così come del resto viene riconosciuto dalla magistratura, non abbiamo una questione ambientale, non abbiamo un problema di sicurezza e salute dei lavoratori. Ci sono dei problemi legati ad interpretazioni e anche a pratiche burocratiche, bisogna risolverlo. Intanto a Gorizia gli operai si sono mobilitati in massa per l'incontro con il sindaco, chiedono la riapertura del cantiere e garanzie della copertura economica degli operai rimasti a casa per sospensione del lavoro.